Presidente Tonino Verna, all'interno della cantina di Tollo, in questo Vinitaly 2014, un fermento non indifferente, tantissimi eventi, tantissime presentazioni. La cantina Tollo ha sempre più incontro alle esigenze moderne dei giovani, delle nuove generazioni. Si cresce, come fate a crescere ogni anno sempre di più? La strategia di Cantina Tollo è quello di essere ambasciatori dei vini d'Abruzzo nel mondo e quindi per assolvere a questa missione che il corpo sociale e il gruppo dirigente si è dato è quello di stare al passo coi tempi, sia dal punto di vista delle esigenze, dei gusti che cambiano nel consumo internazionale del vino, sia attraverso le risorse che Cantina Tollo mette in pista dal punto di vista sia agronomico che enologico e tecnologico, perché oggi fare il vino quanto più possibile è naturale, ma bisogna avere degli strumenti necessari che ci permettono di fare quella politica di aggressività del mercato, comunicando non solo le eccellenze dei nostri vini, ma anche il rispetto per l'ambiente, il vino sostenibile, quanto più possibile facendo a meno della chimica e utilizzando le risorse moderne di salvaguardia dei profumi e delle eccellenze dei nostri vini. Molto fermento, cambiamento di stile è importante anche per rispecchiare i tempi. Una volta il cambio generazionale era 25 anni, adesso il cambio generazionale è intorno ai 2 anni e mezzo, 3. Quindi è per stare al tempo e quindi per interpretare queste esigenze noi facciamo una bevanda alcolica a basso contenuto, quindi 6%, che è un mosto parzialmente fermentato, ma non disdegniamo la tradizione dei vini importanti che hanno portato Cantina Tollo la serie di premi che l'azienda Cantina Tollo ha percepito con i vini classici, che sono dal suo Caggiolo, 3 bicchieri per l'anno scorso, Cincanta, un Trebbiano rivisitato sotto la forma del vino verso la naturalità, senza disdegnare anche le nuove DOC, che sono sicuramente un tessuto enologico importante, in quanto i nostri vini riscoperti, i nostri vitigni riscoperti danno generazione a vini ad alta acidità, quindi che permettono agli enologi di spumantizzare, quindi anche l'Abruzzo enologico sta scommettendo sulle bollicine, che può darsi che sia fra qualche tempo un terreno di competizione senza timore di essere secondi alle bollicine del nord o anche di quelle dei cugini transalpini. Andrea Di Fabio, direttore commerciale e marketing di Cantina Tollo, adattare le proprie politiche ai mercati emergenti, come ci si riesce? Noi cerchiamo di guardarci sempre attorno, siamo presenti ormai all'estero da tantissimo tempo e cerchiamo sempre di intercettare con un po' di anticipo le tendenze in corso. Attualmente la nostra idea di azienda è una idea di azienda molto easy, con un approccio molto facile nei confronti del consumatore che ci conosce, che sa che da noi può trovare dei prodotti di altissimo livello ma anche molto facilmente intellegibili, questo senza banalizzare il concetto di vino assolutamente. Ad esempio il consumo del vino bio è un consumo molto settoriale, molto di nicchia, però un consumo molto qualificato che vede delle fasce di consumo non necessariamente giovani. Da parte nostra il bio è sempre stata una ricerca importante, il bio per noi è qualcosa che deve essere immediatamente percepibile, immediatamente apprezzabile dal consumatore. Se il vino bio non piace, non ci piace, non lo mettiamo in bottiglia e non lo offriamo al consumatore. Io sono con Riccardo Brighini, enologo all'interno di Cantina Tollo. Oggi il mercato non è più il mercato regionale abruzzese, non è più il mercato italiano, ma è un mercato internazionale. Ogni paese ha il suo modo di mangiare, di abbinare. C'è il paese dove il vino si beve più fuori pasto, si beve a pasto. C'è il paese che ha chiaramente delle pietanze diverse da paese a paese, quindi il gusto va interpretato per nazione. Oggi si sta attenti alle calorie, si sta attenti alla cosa si mangia, c'è un'attenzione grande anche per il territorio, per la naturalità, per il biologico.
e quindi c'è un po' una rivoluzione. È chiaro che l'enologo, la dote che deve avere, l'intuito, saper capire un po' prima che certi cambiamenti avvengano come interpretare un vino, come interpretare un territorio e alle volte purtroppo anche come interpretare un cambiamento climatico, perché se vogliamo il riscaldamento planetario ci ha portato a interpretare anche le vigne, i territori e anche le altezze dove impiantiamo i nostri vigneti in maniera diversa. Qual è la musa ispiratrice di Riccardo Breghigna dal punto di vista del suo lavoro creativo per Cantina Tollo? Mi assaggiare molto, io passo il mio tempo qui a Vinitaly e in altre fiere, assaggiare un po' i vini che fanno gli altri, anche per avere, come hai detto giustamente, un vino musa, no? Che ti dà lo slancio e dà l'energia per fare meglio. Oggi il figlio, in termini di prodotto più adorato di Riccardo Breghigna all'interno di questo, di questa grande famiglia Cantina Tollo, qual è? I figli sono tutti uguali, però il più piccolo è sempre quello che ha più coccole e più attenzione, quindi la mia prima sboccatura, il mio primo metodo classico oggi è sicuramente quello che ha più attenzioni.